Presenti allo stand Audi, li vedete inquadrati, Jérémy Ménez e Albertazzi sono due nuovi arrivi di questa stagione. Albertazzi in realtà è un prodotto del nostro vivaio che ha girato un po' prima di tornare in rossonero. Jérémy Ménez invece lo sappiamo, ex Roma, è tornato nel campionato italiano vestendo la maglia rossonera per questa stagione, un giocatore dal quale certamente ci si aspetta molto. Tanti autografi, tante foto, tanto entusiasmo per loro, e dobbiamo dirlo, tanto per Ménez quanto anche per Albertazzi, che comunque è un ragazzo molto apprezzato. Sappiamo quando i ragazzi vengono dalle giovanili del Milan comunque sono particolarmente apprezzati, quindi anche per lui, che magari ha meno blasone rispetto a giocatori come Ménez o come Alex, che invece dal punto di vista delle presenze anche a livello internazionale hanno già fatto molto nella loro carriera, comunque bisogna dire che anche per quanto riguarda Albertazzi c'è un certo entusiasmo. Poco fa, sempre nello stand Audi, era presente la dottoressa Barbara Berlusconi. E bisogna dire che veramente c'è stato un bagno di folla per lei. Sentivamo le dichiarazioni di Adriano Gagliani che le faceva i complimenti per questa idea. In effetti veramente questo raduno sta mostrando un entusiasmo, una carica, una voglia di fare bene da parte di tutti, anche da parte dei tifosi, eccezionale. E c'è stato davvero per la dottoressa Barbara Berlusconi un bagno di folla. È stato difficile per lei, nonostante chiaramente l'ottimo lavoro come sempre della sicurezza per riportarla all'interno di casa Milan, ma veramente è stato difficile tornare verso casa Milan perché tutti volevano una foto, un autografo o anche solo scambiare una battuta con la dottoressa Berlusconi. Noi intanto lo spiego, poi Giovanni è tutto tuo Alessandro per una domanda. Noi stiamo vedendo le immagini direttamente da casa Milan, abbiamo visto mister Inzaghi che si è soffermato a firmare autografi su palloni, sulle maglie, a scattare delle foto con i tifosi. Siamo anche nello stand Audi, dove Alessandro ci stava spiegando cosa stava accadendo. Giovanni. No, volevo chiedere ad Alessandro, dato che lui è lì vicino, no, al dottor Gagliani, se era riuscito a capire il grande nome che arriverà in futuro qua da noi. Dai. Guarda, io ti dico, me la cavo così, non sono vicino al dottor Gagliani, sono esattamente dalla parte opposta della piazza. Ne sei riuscito benissimo. Benissimo, benissimo, ti sei smarcato in pieno, questo, guarda. Me la son cavata così. Sì, sì, te la sei cavata. Raccontaci che cosa stai vedendo, che cosa stiamo vedendo anche noi. Noi stiamo continuando a vedere tifosi che chiedono autografi, che chiedono foto. Secondo me è quello che stavamo dicendo prima, Alessandro, non si aspettavano un'accoglienza del genere. È stato sottolineato anche ai microfoni di Radio Italia che erano sintonizzati con noi perché abbiamo vissuto live la diretta. Sì, sì, esattamente, c'è veramente in questo momento la ricerca del giocatore per l'autografo, per la foto ricordo. Adesso vediamo anche Philippe Mexès, più in fondo c'è Kevin Constant, dalla parte opposta c'è Mbaye Niang, quindi in buona sostanza i tre francesi che stanno proprio rilasciando autografi, facendo delle foto. Bisogna dire una cosa, tre francesi, adesso lo diciamo, quest'oggi se ne è già parlato con l'augurio che possono essere presto quattro, vedremo se il quarto che era qui la scorsa stagione potrà tornare in rossonero. Parlo chiaramente di Rami, sarebbero contenti tutti, anche la squadra, perché lo dicevamo già ieri, è un giocatore che certamente è entrato nei cuori dei tifosi e anche ha creato un buonissimo rapporto con tutta la squadra, quindi in questo senso bisogna dire che sarebbe molto molto bello. E vediamo proprio come tutti i giocatori, e questo è un dato secondo me da sottolineare, si stanno prestando a quella che è la presenza dei tifosi, perché a Milanello quando c'è stato il raduno fino a questo momento c'erano i giocatori che andavano dai tifosi, però era un momento nel quale veniva fatto con i cancelli in mezzo, quindi comunque con un contatto meno diretto. Invece anche in questo momento, dove il contatto è molto più diretto, dove certamente in alcuni casi i tifosi si lasciano anche un po' andare perché la voglia di essere vicini ai propri beniamini è tanta, però veramente la disponibilità da parte di tutta la squadra, di ogni elemento della rosa presente quest'oggi a casa Milan e a questo raduno è veramente molto molto bello, e dimostra un'empatia che si crea ulteriormente tra i giocatori e i tifosi, e questo sarà importante adesso nella fase di preparazione e sarà ancora più importante quando inizierà le partite, quando inizierà la stagione. Alessandro, mentre stavi parlando abbiamo seguito con le immagini Stefano El Shaarawy che stava facendo anche lui tantissimi autografi, abbiamo visto anche Benedetta che lo stava seguendo perché sappiamo che c'è grande attesa per il momento che lo vedrà protagonista, che si trasformerà in una sorta di barbiere e scolpirà qualche cresta ai tifosi. Benedetta. Sì,
Sì, sì, intanto sta scattando delle foto con i tifosi perché siamo nel retro degli stand, giusto per farti capire dove ci troviamo, e adesso seguiremo un altro degli eventi che ora era nello stand Huawei, quello dei cellulari, e ora vedremo dove Rico anche, dove insomma si scattano i selfie con i tifosi, e ora seguiremo un altro evento. Anche Adriano Galliani sta partecipando agli eventi, c'è anche Poli, ovviamente c'è anche Saponara, Zaccardo, tutti i giocatori. Ora ci siamo concentrati su Stefania e il Sharawi, e quindi tra pochissimo lo seguiremo a un evento FIFA, mi dicevano. Andrà a giocare, mi diceva Nicola Pozzi, penso di sì, andrà a giocare. Sì, lo facciamo giocare un po' anche con i tifosi, quindi adesso venite con noi che lo seguiamo, e quindi ci sarà una sfida di PlayStation per Stefano. Ovviamente non può mancare la sessione di autografi, perché ovviamente idolo di tutti i bambini e di tutti i tifosi che stanno seguendo questo grandissimo evento che c'è in questo momento proprio qui a Casa Milan, nel piazzale dove sta organizzata questa giornata molto speciale. Che sia lì con la propria squadra ad accoglierla da delle conflitti di rete. Conflitti di rete, bravo, bravo, non sarei riuscita a esprimermi meglio. Qui intanto continuiamo a vedere le immagini invece dall'altra postazione, perché noi con la postazione con questa postazione seguiamo proprio tutto quello che sta accadendo sulla piazza e vediamo i singoli giocatori, mentre con Benedetta siamo proprio al seguito e entriamo nello stand, viviamo i vari momenti. Abbiamo visto infatti la diretta di Radio Italia con le dichiarazioni del capitano, le dichiarazioni di Adriano Galliani, abbiamo visto poco fa Stefano El Shaarawy che firmava autografi, che scattava foto, fra poco dovrebbe andare a giocare alla PlayStation, non so chi sarà il fortunato che avrà modo di giocare contro Stefano. Guy, dimmi. Di sfidarlo intendevo, chissà chi sarà il fortunato che sfiderà alla PlayStation. Certo, chissà chi sarà il fortunato e chi sarà il fortunato o lo sfortunato, perché non so. Come calciatore sicuramente un campione, ma come parrucchiere non so, quindi non so come sarà la cresta che regalerà. La prova poteva farla su di me, la prova. Certo, certo. La prova poteva farla su di me. Ma io avrei mandato anche Enrico. Anche Enrico, sì, però Enrico non è tanto disposto a mandare. Io sui capelli li tocca solo mio padre che è parrucchiere. Eccolo lì. Però c'è materiale. Però Simona, oggi devo dire che i giocatori sono molto disponibili verso la gente. Io credo che questo dovrebbe essere una cosa naturale, di sempre. Riassume il punto sul mercato fin qua. Mi dicono di andare da Alex, lo stiamo vedendo Alex nelle immagini, esatto. Mentre lui, nuovo acquisto, che sarà proprio presentato domani, adesso è in piazza con i tifosi, sta raccogliendo tutto l'affetto che gli stanno dimostrando, perché dobbiamo dirlo, l'arrivo di Alex e di Menez comunque è piaciuto ai tifosi. Abbiamo letto tanti messaggi di tifosi che comunque si sono detti contenti del loro arrivo. Sono due giocatori che abbinano esperienza e qualità. Alex non lo scopriamo di certo oggi, è un difensore che ha grossissima esperienza, ha grossissime qualità, è stato un nazionale brasiliano, non è andato ai mondiali, però comunque è un giocatore che ha vinto gli ultimi due campionati col Paris Saint-Germain, quindi in termini di leadership difensiva non credo che sia in discussione. Credo che Alex sia anche impressionato da questo abbraccio caloroso da parte dei tifosi, perché ripeto, lo stanno tirando da una parte e dall'altra, perché tutti vogliono fare le foto con lui. Non penso che tra Eindhoven, Londra e Parigi abbia trovato una partecipazione così elevata da parte dei suoi futuri tifosi e da parte dei suoi tifosi, ripeto. Credo che questo, come ha detto giustamente prima Giovannino, deve essere uno stimolo in più per veramente dare sul campo tutto e anche oltre. Su Menez, ripeto, Menez è un giocatore talmente duttile, talmente anche secondo me efficace su tutta la tre quarti, che può giocare a sinistra, a destra, al centro. Lui con la società ha concordato che vorrebbe giocarsi le sue chance sulla sinistra. Sappiamo che a sinistra c'è anche Stefano El Shaarawy. Le partite insomma sono quelle, sono 38 più quelle della Coppa Italia. Adesso insomma chiaramente poi lo staff farà le valutazioni, adesso stiamo parlando ancora
immaginando un po' come verranno messe le pedine sulla scacchiera di gioco. Vedremo se magari Menez non si convincerà anche, magari sì, chi lo sa, di essere... Enrico? Sì, dimmi. Alessandro? No, io soltanto una cosa volevo dire riguardante Alex, che devo dire che regge bene l'entusiasmo dei tifosi, fisicamente è decisamente piazzato, in certi momenti non capivo se era la guardia che proteggeva lui o se era lui che copriva la guardia, perché poi bene o male... Guarda Alessandro, abbiamo visto no, che lo stavano strattonando perché tutti quanti volevano fare la foto con Alex. Sì, è vero, c'è tanto, ma veramente c'è tanto entusiasmo verso tutti, verso i nuovi in modo particolare, ma verso tutti. Lo vediamo anche adesso nei confronti di Michael Lagazzi, tanti tifosi anche presenti con loro. In fondo accolto, ma vuol forse, dire che sarà bello piantato in ma campo. Forse se c'era anche in campo, magari Klose l'avrebbe un attimo preso in qualche occasione, perché è una bella rivincita anche da parte sua. Vabbè, indipendentemente da tutto, lui che aveva una particolare attenzione ad andare a fare questi mondiali qua, invece è rimasto fuori e vede la sua squadra che è andata in questo modo. Ma io credo che i due giocatori francesi che sono arrivati sono due buoni giocatori, due bravi giocatori. Adesso non vado dietro a dire lui vuol giocare a sinistra o a destra. Io credo che i giocatori devono mettersi a disposizione completa dell'allenatore. Se c'è bisogno di farlo giocare a destra a Menez, che ha le qualità per farlo anche, io direi che togliere una chance a El Shaarawy non è normale. Ecco, io su questo direi che i giocatori devono assolutamente mettersi a disposizione dell'allenatore. Restiamo sulle immagini, ma andiamo a vedere anche la grafica di cui stavamo parlando prima, per fare il punto sul mercato ad oggi, a questo 10 luglio, giornata importante.